bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Oggi parliamo del Partito Democratico dopo la vittoria di Zingaretti alle primarie di domenica. Quale linea politica sarà quella di Nicola Zingaretti, che tra l'altro è anche il presidente della Regione Lazio, e ne parliamo con l'onorevole Biagio Minnucci, per molti anni consigliere regionale del Partito Democratico in Regione, ma conosce molto bene proprio il neo segretario del PD, che saluto, ben trovato nei nostri studi. Nicola Zingaretti, come può cambiare il Partito Democratico, lei che lo conosce bene? Ma io credo che le dichiarazioni che sono state fatte subito dopo la vittoria importante che ha avuto domenica scorsa alle primarie, Zingaretti ha indicato in un partito aperto ed inclusivo la possibilità di riprendere un rapporto forte con gli elettori, con l'elettorato, e che possa effettivamente riprendere la strategia e la politica che è alla base della fondazione stessa del Partito Democratico. Io lo conosco bene, come appunto si diceva, perché sono stato con lui in segreteria regionale della prima esperienza della segretario regionale, del primo segretario regionale del Partito Democratico. Gli ho fatto per un periodo l'urbanistica, e quindi posso dire che ha una caratteristica specifica in quella direzione, cioè riuscire a determinare le condizioni di un rapporto con la popolazione, con l'elettorato, che è speciale. E il fatto che lui... Lei mi diceva prima di iniziare questa nostra conversazione che comunque Zingaretti è stato sempre premiato dal popolo. Esattamente. Cioè, i suoi incarichi sono stati dati sempre dal popolo. E questo stavo dicendo adesso, perché è una persona che ogni volta che si è presentato alle elezioni non solo ha vinto, ma addirittura mentre il suo partito perdeva, lui vinceva le elezioni, come le ultime regionali. Così è avvenuto nelle provinciali in quanto è diventato presidente, così nella prima volta alle regionali, e poi in particolare adesso, quando appunto il Partito Democratico ha il livello più basso del suo consenso elettorale, lui vince alle regionali con un grande scarto di voti, tant'è che si è parlato di anatra zoppa, perché mentre la coalizione, certo, prende pochi voti, lui riesce a vincere il rapporto con... Grazie all'onorevole Biagio Minnucci del Partito Democratico per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi tutti da Marco Fabriani.